Grazie, buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito al Presidente del Consiglio regionale. Io aggiungo anch'io poche considerazioni, intanto vorrei fare i ringraziamenti a tutti voi che avete lavorato a San Mezzano, al Comitato, che avete lavorato in questi anni per tenere alta l'attenzione. Se non ci fosse stato l'impegno di voi cittadini, penso che nessuno di noi avrebbe fatto il proprio lavoro parlamentare. Quindi il risultato che noi oggi siamo qui di fatto a festeggiare il FAI è soltanto un primo passo. Non lo consideriamo un punto d'arrivo, so che per tanti di voi è stato tanta fatica, tanto percorso, anche tanto tempo personale investito in volontariato a disposizione di poter mettere a disposizione dei cittadini, oltre che dei turisti, perché penso che innanzitutto ai cittadini della zona di un bene pubblico così importante al di là della proprietà. Io mi sento di fare una proposta un po' a tutti noi parlamentari, perché le interrogazioni insomma sono pubbliche, più o meno le risposte sono simili. Io penso che forse noi tutti parlamentari potremmo prendere quindi l'impegno di fare un'azione congiunta con l'Italia, magari chiedere un incontro al ministro Franceschini e aprire con lui una sorta di interlocuzione e capire se ci sono spazi per dare una mano al percorso di San Mezzano. Ovviamente dando per scontato che tutto questo avremo con noi, perché lo stanno già facendo il Comune di Reggello, la Regione Toscana, però io penso che abbiamo fatto per ora un lavoro da singole forze politiche. Forse se oggi siamo qui per un risultato collettivo in cui ce ne sentiamo tutti un pezzettino nostro per il lavoro fatto, forse potremmo prendere un impegno comune e provare a coinvolgere il ministro Franceschini, magari invitandolo un giorno in visita. So che è stato già fatto dalle associazioni e dal Comune di Reggello, ma magari anche una visita per capire. Capiamo che ci sono tantissimi beni in Italia culturali, ma capire che tipo di intervento anche il Ministero e che tipo di impegno anche il Ministero può prendere in questa direzione. Quindi auguri, buon lavoro, avete fatto un primo passo per la mobilitazione, ma credo che ci sarà ancora tantissimo lavoro da fare. Se questa volta proviamo in maniera trasversale a mettere insieme il nostro impegno politico, forse potremmo essere utili. Grazie.